È stato presentato il progetto Bordighera in plein air. Questo è una delle direttrici del nostro piano strategico del turismo. Noi abbiamo lavorato insieme all'associazione di categoria, con la Windering, il nostro destination manager, per identificare quelle che sono le direttrici proprio del turismo sulle quali noi vogliamo lavorare. Una è l'outdoor, sul quale abbiamo già lavorato con le biciclette, con il whale watching, con il museo del mare. Un'altra è l'enogastronomia, ormai affermata sicuramente un obiettivo raggiunto grazie anche a delle esperienze consolidate come un paese di sapori, un mare di sapori. Oggi noi parliamo di Bordighera in plein air, che è il prodotto culturale di Bordighera, che è la terza direttrice, che lavora proprio con la volontà e l'obiettivo di creare a Bordighera una destinazione culturale con le nostre ville, i nostri giardini e naturalmente non può mancare Monet. Sapete che noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dal Ministero della Cultura e su questo stiamo lavorando per creare questi itinerari, per offrire, grazie anche alla realtà virtuale, dei viaggi immersivi dentro le opere di Monet, e siamo certi che questo è un obiettivo che si potrà raggiungere anche questo nel breve termine. Il progetto Bordighera in plein air, diciamo, nasce dalla strategia turistica che la società Windering ha realizzato nel 2021 per il comune di Bordighera e si propone, insomma, di sviluppare soprattutto il tema cultura a livello di prodotto turistico. Il piano appunto individuava nella cultura e nell'auto le due tematiche più promettenti da sviluppare, e grazie a un bando delle piccole città d'arte che è stato appunto intercettato nel 2022 si è potuto procedere a questo progetto, che va a realizzare alcune azioni chiave come la predisposizione di itinerari esperienziali all'interno della città e nei suoi dintorni, alcune esperienze immersive, la principale appunto l'esperienza legata a Monet, e anche un sistema di arte pubblica con delle installazioni, dei totem che vengono realizzate e posizionate in punti strategici particolarmente significativi della città, che danno appunto il senso di quello che è la fruizione culturale della città, che è sicuramente uno degli asset principali con il patrimonio artistico culturale, le ville e i giardini, e che appunto viene in questo modo valorizzato anche in un'ottica stagionale, cioè di andare oltre la stagione estiva e di proporre delle occasioni di esperienza ai visitatori, ma anche agli abitanti, anche fuori, diciamo, dai classici mesi estivi. Alcune sono già partite, appunto l'esperienza Monet è partita già a maggio, le installazioni e gli itinerari a breve partiranno, il progetto ha come scadenza l'autunno del 2024, sicuramente alcune realizzazioni avverranno prima della chiusura del progetto, chiaramente questo è un po' l'anno test, ma la prospettiva è che nei prossimi anni, quindi dal 2025, ci sia un'offerta esperienziale a livello outdoor e culturale, diciamo, più evoluta.